Dominio degli Aretini e Cecina nei campionati toscani di staffette che hanno visto la partecipazione di 33 squadre provenienti da tutta la regione. Gli atleti dell'Alga Etrusca Atletica Arezzo si sono imposti sia nel settore maschile che femminile nella staffetta 4% della categoria cadetti. Abbiamo avuto qualche problema in qualifica, però in finale ci siamo riscattati facendo degli ottimi cambi. Che scuola fai? Scientifico sportivo. Quindi insomma avete fatto un bel risultato di squadra. Sì, dai, 46-80, buono, siamo avvicinati al nostro personale che è 46-73, però dai, siamo soddisfatti di questa gara. È la prima volta che ottenete questi risultati? No, diciamo la seconda, dai, la seconda. Quindi insomma non è la prima volta, quindi punterete ad altri obiettivi ancora? Per me è la prima volta ancora, perché ho iniziato quest'anno. Però non so se ci saranno altre staffette da qui alla fine, principalmente saranno gare individuali, penso, e si prova a battere i propri record. Quando, ecco, per voi lo sport che cosa rappresenta? Ma è un hobby prima di tutto e poi è un modo per divertirsi e stare con gli amici. Il giorno della gara quando si vince cosa si prova? È molta felicità e niente, soddisfazione. Ottimo risultato anche per la squadra femminile che ha ipotecato la vittoria fin dalle qualificazioni con il miglior tempo 51-63 per poi migliorarsi ulteriormente in finale con 51-54. È stata una bella esperienza anche se era un po' difficoltosa perché nonostante tutto c'era molta tensione nella gara e rispetto a quelle precedenti era molto più difficile. Come siete riusciti a trasformare la tensione poi nella vittoria? Vabbè, insieme con la squadra ci si fa forza a vicenda e poi quando sei lì provi a fare il meglio. E vabbè, poi è andato tutto bene, siamo state brave, è andato bene. Siete arrivati prima dell'Atletica Sestese e della squadra di Livorno, quindi insomma una bella soddisfazione per Arezzo. Sì, è stata una bella soddisfazione, a noi ci è piaciuto parecchio. Quindi peccato che non c'era la Calenzano, però vabbè, abbiamo vinto. Vincere con Calenzano. Sì, c'era la Iapichino, dai, era meglio se c'era lei, c'era più competizione, però è stato bello. Come avete festeggiato? Quando siamo salite sul podio ci eravamo messi d'accordo di fare la dub. E comunque eravamo parecchio contente tutte, era la festa tutta insieme e l'abbiamo fatta.